Quando si scatta una foto si cerca sempre l'esposizione perfetta, ovvero la quantità di luce che facciamo entrare nella macchina fotografica per fare in modo che la foto non sia né troppo chiara né troppo scura. Non sempre però è facile ottenere ciò che vogliamo e degli scatti perfettamente bilanciati. Ti sarà sicuramente capitato almeno una volta di avere in mente una foto, scattarla e di ottenere poi un risultato che non è ciò che ti aspettavi. Questo perché i fattori in gioco sono tanti e in questo video vedremo proprio i tre valori principali per ottenere un'esposizione fotografica perfetta. In pochi minuti scoprirai cosa sono tempo di scatto, diaframma, ISO, come funzionano e come regolarli per avere veramente il controllo sulle tue foto e ottenere lo scatto che desideri. Questi concetti sono la base della fotografia e vedrai che alla fine di questo video avrai imparato come usarli al meglio, sia se scatti con macchina fotografica sia se scatti con smartphone, perché il funzionamento è molto simile e in questo video vedremo entrambi. Io sono Mattia, fotografo ormai da oltre 10 anni e content creator, e con i miei video e i miei contenuti aiuto le persone a migliorare le proprie foto. Su Instagram, ad esempio, parlando di questo argomento, ho creato una community da oltre 100.000 persone, raggiungendo anche 2 milioni di persone in un solo mese. Adesso, da circa un anno, ho portato la mia passione anche qui, su YouTube, e se sei appassionato di fotografia e vuoi migliorare le tue foto, allora mi raccomando iscriviti per non perdere neanche un video. Finito il momento marchetta, possiamo passare all'argomento di oggi. Diaframma, tempo di scatto e ISO rappresentano il triangolo dell'esposizione, cioè i tre elementi fondamentali che ci consentono di gestire la luce in una fotografia. In verità non è solo una questione di luce, ma anche di movimento, e dopo aver imparato a usare questi tre valori sarai perfettamente in grado di decidere se vuoi un soggetto perfettamente fermo oppure mosso. Ma non preoccuparti, perché tra poco vedremo tutto. Questi tre valori sono strettamente collegati e funzionano come se fossero delle leve da bilanciare. Ciascuno infatti influisce anche sugli altri due e il risultato finale è la somma di tutti e tre. Il primo elemento che analizziamo è il diaframma, però prima di iniziare dobbiamo mettere la macchina fotografica in manuale, perché se la lasciamo in automatico sarà lei a regolare per noi tutti questi valori. Se hai uno smartphone Android il discorso è simile, perché sicuramente avrai la modalità pro o professionale che ti permette di accedere a questi valori e quindi cambiarli in manuale. Se hai un iPhone il discorso è leggermente diverso, perché potresti aver bisogno di scaricare un'app esterna come ad esempio Lightroom. Sono app che ti consentono di modificare questi valori manualmente e quindi simulano la modalità manuale. Sullo smartphone in particolare avevo già fatto un altro video, quindi se ti interessa approfondire ancora di più il mondo smartphone te lo linko qui in alto e puoi dargli un'occhiata. Ora, il diaframma è sostanzialmente un foro fatto da alcune lamelle contenute nell'obiettivo, che possono aprirsi o chiudersi. Se le lamelle si aprono il foro diventa più grande, viceversa se le lamelle si chiudono il foro diventa più piccolo. Questo influisce sulla quantità di luce che facciamo arrivare alla macchina fotografica. Piccola parentesi importante: affinché una foto venga salvata sulla macchina fotografica, noi premiamo il tasto di scatto, la luce passa all'interno dell'obiettivo fino a colpire il sensore. Non mi dilungo troppo sul funzionamento della macchina fotografica, perché anche di questo aspetto ne avevo già parlato in un altro video, che ti linko sempre qui in alto, ma ciò che ti serve sapere ora è che il risultato di una foto dipende appunto da quanta luce facciamo passare all'interno dell'obiettivo e per quanto tempo la facciamo arrivare al sensore. Con il diaframma influenziamo proprio la quantità. Immagina di fare una foto per un secondo, cioè la luce ha tempo un secondo per colpire il sensore. Se il foro è grande, ovviamente la quantità di luce che arriva in quel determinato periodo di tempo è maggiore. Quindi questo è il primo modo che abbiamo per influenzare la luminosità di una foto. Andando più nello specifico, se noi impostiamo un valore molto basso di diaframma, ad esempio f2.8, il foro sarà più grande, quindi la quantità di luce sarà maggiore. Viceversa, se noi impostiamo un valore di diaframma alto, come f22, il foro sarà più piccolo. E questo vale per qualsiasi macchina fotografica. Non tutti gli obiettivi però possono arrivare ad aprirsi a f2.8, perché infatti più un obiettivo può aprirsi e quindi può avere un f basso, e più viene considerato di qualità ed è anche più costoso. Se il tuo obiettivo arriva a f4, f5.6 o f6, non preoccuparti, non c'è nulla da temere, semplicemente quella è l'apertura massima del tuo modello ed è un'apertura piuttosto standard. La scelta del diaframma però non influenza solo sulla quantità di luce che arriva al sensore, influenza anche la profondità di campo, ovvero la porzione della foto che appare nitida e non sfocata. Se noi scattiamo con un f basso entrerà tanta luce, quindi la foto sarà più luminosa, e fino a qui ok. In questo caso però la profondità di campo sarà ridotta,
ovvero il soggetto in primo piano sarà perfettamente a fuoco, ma tutto ciò che c'è alle sue spalle sarà sfocato, un diaframma molto aperto a poca profondità di campo. Se invece chiudiamo il diaframma, la foto sarà meno luminosa, ma la profondità di campo sarà maggiore. Quindi, se noi abbiamo un soggetto in primo piano, sarà perfettamente nitido, ma anche ciò che c'è alle sue spalle non sarà sfocato. Qual è l'impostazione migliore? Non c'è una risposta, dipende tutto dal tuo gusto e dalla foto che vuoi ottenere. Per i ritratti, ad esempio, è molto bello avere lo sfondo sfocato. Si può creare l'effetto bokeh, che è uno dei più famosi e più graditi in assoluto, e per fare questo bisogna aprire molto il diaframma. Questo è proprio il motivo per cui sono importanti questi valori. Noi abbiamo in testa un obiettivo, una foto che vogliamo scattare, e modificando questi valori riusciamo a raggiungere quell'obiettivo. Altrimenti, se scattiamo in automatico, può essere che la macchina fotografica tenga il diaframma aperto o lo tenga chiuso, e quindi non è detto che otteniamo l'effetto che noi vogliamo. A livello di smartphone, non tutti gli smartphone hanno il diaframma. Questo proprio per motivi di spazio, ovvero sarebbe molto scomodo avere questo sistema di lamelle nell'obiettivo dello smartphone. Di conseguenza, la possibilità di modificare lo sfondo viene fatta a livello software. Con la modalità ritratto, ad esempio, potremmo andare a modificare il valore di F e il software si occuperà di replicare quello che succederebbe se noi avessimo il diaframma anche all'interno dello smartphone. Passiamo ora al tempo di scatto. In questo caso andiamo a influenzare l'intervallo di tempo in cui il sensore viene esposto alla luce. Si può andare da intervalli in tempo piccolissimi come 1 su 4000, cioè un 4000esimo di secondo, che è proprio una frazione minuscola, quasi impercettibile, a tempi di scatto veramente lunghi, come 30 secondi. In quel caso il sensore riceve la luce per 30 secondi, che è veramente tanto. Per fare un collegamento col diaframma, immaginiamo di avere il diaframma aperto a f2.8. La stessa quantità di luce può arrivare al sensore per un secondo o per 10 secondi. La quantità di luce la scegliamo col diaframma, appunto. Il fatto che arrivi per un secondo o per 10 secondi invece lo decidiamo col tempo di scatto. Anche qui la luminosità non è l'unico aspetto sul quale agisce il tempo di scatto, perché questo valore influenza molto anche il movimento che c'è all'interno della foto. Mi spiego meglio. Se noi scattiamo a un soggetto in corsa, ad esempio, e scattiamo con un tempo di scatto di 1 su 500, la luce arriva al sensore per una frazione molto piccola. Quindi fisicamente il soggetto in quell'intervallo di tempo non si è mosso. Se noi scattiamo con un tempo di scatto di un secondo, invece nella foto appare tutto il movimento che quel soggetto ha fatto in un secondo, e quindi la persona che corre avrà un effetto tipo scia. E questo concetto è molto interessante perché non è applicabile solo sulle persone. Ti faccio due esempi concreti. Mettiamo un tempo di scatto di 3 secondi. Se ci mettiamo al buio e muoviamo una torcia per 3 secondi, nella foto ci sarà una scia luminosa, che è il movimento che ho fatto con la torcia durante quei 3 secondi. Oppure se scattiamo una foto alle stelle per 30 secondi, vedremo addirittura il movimento delle stelle in quell'arco temporale. Da smartphone è esattamente la stessa cosa. Da Android possiamo mettere la modalità Pro e modificare il tempo di scatto. Perfetto, perché è identico. Da iPhone invece è leggermente diverso. O scarichiamo un'app esterna, come dicevo all'inizio, oppure mettiamo la modalità notturna. In questo caso possiamo scegliere l'esposizione. A differenza di una macchina fotografica, però, avremo un range di valori più limitato. L'iPhone è un po' particolare per queste cose, semplicemente perché è stato progettato per essere il più facile possibile. Quindi non lascia molto spazio alla persona, ma va più che altro in automatico. Per applicare tutto questo a un caso concreto, immagina ad esempio il tuo cane che corre in un prato. Ricordi che all'inizio dicevo che un valore influenza l'altro? Ecco, se metto un tempo di scatto breve perché voglio fermare il movimento del mio cane e avere una foto che non sia mossa, la luminosità sarà ridotta. Per alzarla, cosa posso fare? Posso aprire il diaframma in modo tale che entri più luce a livello di quantità. Di conseguenza, però, avendo il diaframma aperto ci sarà più profondità di campo, quindi lo sfondo sarà sfocato. Riassumendo, avremo la foto del nostro cane che sarà perfettamente immobile, sarà ben bilanciata e avrà lo sfondo sfocato. Se a noi però lo sfondo sfocato non piace, dobbiamo chiudere il diaframma e al sensore arriverà una quantità di luce minore. Per non avere una foto che sia buia e sottoesposta, dobbiamo alzare il tempo di scatto, cioè arriverà al sensore meno luce ma per più tempo, e in questo caso il nostro cane non sarà più fermo e immobile ma si vedrà il movimento. Cioè, come ti dicevo, questi valori vanno a regolare ciò che appare nella foto e uno influenza l'altro. Sì, ok, adesso però se io volessi il mio cane perfettamente fermo, tutto messo a fuoco allo stesso modo,
L'unico modo è avere una foto che sia buia e sottoesposta? Ovviamente no, perché entra in gioco il terzo fattore, cioè il ISO. ISO bassi rendono il sensore meno sensibile alla luce, ISO alti lo rendono più sensibile. A parità di quantità di luce, a parità di tempo, se avremo degli ISO alti la foto sarà più luminosa, proprio perché il sensore è più sensibile. Io ho lasciato volutamente gli ISO per ultimi, perché secondo me è più comodo se questo valore lo impostiamo alla fine. Tornando al nostro caso di prima, noi vogliamo il nostro cane che sia perfettamente fermo, lo sfondo che sia molto nitido, quindi dobbiamo mettere tempo di scatto breve e diaframma chiuso. Gli ISO sono l'unico valore che abbiamo per bilanciare l'esposizione in modo che la luminosità sia buona, anche se quei valori sono fissi e non li posso toccare, perché toccarli vorrebbe dire andare a modificare o il movimento o lo sfondo sfocato, e abbiamo detto che noi questa cosa non la vogliamo fare. Sembra tutto bellissimo, cioè gli ISO sono la soluzione a ogni male, vero? E anche qui, a dire il vero, c'è qualcosina da approfondire meglio. Anche gli ISO infatti nascondono qualcosa. ISO troppo alti creano rumore fotografico. Il rumore è quella grana fastidiosa che si crea nella foto, quei puntini che danno molto fastidio. Come dicevo prima, ancora una volta, è tutta questione di equilibrio. Cioè, per non alzare troppo gli ISO e avere una foto che sia troppo disturbata, ad esempio, possiamo sacrificare qualcosina a livello di tempo di scatto. Oppure aprire leggermente il diaframma in modo che lo sfondo sia leggermente sfocato ma che non si noti più di tanto. Insomma, sono tutti compromessi ed è compito del fotografo capire come regolare questi valori per farli lavorare insieme e ottenere un risultato che lo soddisfa. A livello di smartphone, anche qui il discorso è uguale. Negli smartphone Android possiamo modificare l'ISO esattamente come faremmo in una macchina fotografica. Su iPhone, nella fotocamera di sistema, no, ma ci sono comunque le app esterne che ho già menzionato più volte in questo video. E con questo siamo giunti al termine. Fammi sapere nei commenti se c'è qualche aspetto che vuoi approfondire maggiormente o se hai qualche dubbio o qualche domanda su questo tema. In uno dei prossimi video potrei ad esempio approfondire un caso concreto per fare ulteriori esempi. Nel caso fammelo sempre sapere qui sotto nei commenti. Se ti è stato utile, mi raccomando, un like sarà di grande supporto per la mia attività. E come ultima cosa, mi raccomando, iscriviti al canale, perché la maggior parte delle persone che guarda i miei video non è iscritta al canale. E se anche solo tutte le persone che guardassero i miei video si iscrivessero al canale, questo canale crescerebbe tantissimo. Ho da poco superato i 1500 iscritti e vorrei arrivare entro questo mese almeno a 5000. È un obiettivo ambizioso, ma so che insieme possiamo farcela. Quindi se vuoi migliorare ancora di più nelle tue foto, sai cosa fare. E io ti do appuntamento al prossimo video. Bella lì, ciao!